Bentornati ad Abruzzo Live, allo spazio riservato all'incontro con i candidati in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Oggi con noi l'ex sindaco ed ex presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, candidato alle prossime regionali nella lista Abruzzo Insieme. Un patrimonio di esperienza, una lunga attività amministrativa che le ha permesso quindi di conoscere bene il territorio, le criticità e le esigenze di chi abita questo territorio, in special modo rispetto alla sanità, alla domanda di salute. Sì, E certamente, benvenuto. grazie. Ho deciso di scendere in campo per tre motivi. Primo perché abbiamo trovato una coalizione che è estesa, che raccoglie tutti i partiti e i movimenti del centro-sinistra, e questo è già un miracolo. Il secondo motivo è che abbiamo trovato un presidente straordinario, Luciano D'Amico. Il terzo è che, come medico, non posso assolutamente osservare in silenzio quello che il governo Marsilio sta facendo per la sanità abruzzese, o meglio, quello che non sta facendo. Io dico a chi ci vede in questo momento che cosa c'è di più importante nella vita delle persone? La salute. Certe volte c'è anche il refrain, meglio la salute che avere i soldi, no? E allora io dico, riflettiamo su quello che in questi 5 anni ha generato il governo Marsiglio e insieme alla Very e nella provincia di Chieti la gestione Shell. Questi dati sono allarmanti, abbiamo pochissimo tempo per esporli, ma sarebbero noiosi. In generale, meno il Qualche numero possiamo 20%, dare? meno 20% delle prestazioni di alcuni ospedali, di quello di Lanciano siamo al meno 30% di prestazioni, ma soprattutto 108 milioni di attività negative nei confronti delle altre regioni, di mobilità passiva, si chiama in termine tecnico, che descrivono il fallimento di questa regione. Ovvero i nostri cittadini, anche per attività e servizi che sono disponibili nella regione, vanno fuori. Immaginiamo che cosa potremmo fare se potessimo ridurre questo deficit, potremmo assumere medici, infermieri, OSS, e questo significa veramente un degrado. Poi non voglio così ricordare, perché chi ha purtroppo questa esperienza la paga veramente con grande sacrificio, ma nei pronti soccorso, non solo a Lanciano, ma in generale nella regione, ci sono attese interminabili, in condizioni disagiate, senza servizi, senza possibilità dei pazienti di comunicare o di avere approccio con i familiari. Ho avuto un'esperienza all'ospedale, senza fare nome, per un mio paziente, per un mio parente, e questa è stata una cosa devastante. E poi la mancanza di medici. Gli ospedali vanno avanti grazie al sacrificio dei medici, degli infermieri, degli OSS, dei biologi, di tutto il personale che sta sacrificando la propria vita. Andate a chiedere ai medici quanti giorni di ferie hanno non godute. Un collega lancianese andrà in pensione fra qualche mese a 250 giorni di ferie non godute. E questo che cosa porta? Cosa significa? Significa che i pazienti non hanno la possibilità di accedere ai servizi. Provate a entrare nel Super Coop per prenotare. Non prenotabile, non prenotabile. Che cosa significa? Che i pazienti, chi ha la possibilità, va in privato a farsi visitare o a fare un esame. E allora, che cosa sta succedendo? Stiamo tornando prima del 1978, della legge 833 che ha uniformato la sanità in Italia, prima delle mutui, gli artigiani avevano le mutui, gli agricoltori, i dipendenti pubblici. Noi abbiamo in Costituzione che ogni cittadino, dalla montagna al mare, deve avere gli stessi servizi, le stesse garanzie di salute. Adesso non ne abbiamo queste garanzie, abbiamo la volontà di una regione di trasferire questi servizi in altre strutture, e i pazienti, i cittadini devono pagare per fare un esame. Che significa? E chi Sanità. non può pagare? Esatto, questo volevo dire, un monostipendio in una famiglia che non ha un reddito
diciamo, superiore ai 1.500-2.000 euro, può togliere 100 euro per fare un esame Doppler, può togliere 150 euro per fare una visita cardiologica? A che cosa toglie? Alla famiglia, ai figli che studiano, alla possibilità di avere una vita decorosa, senza privazioni? Ecco, questo chiedo. Cittadini, soprattutto poi i cittadini che non vanno a votare perché si sono stancati, si sono delusi dalla politica, non andare a votare significa accettare questo sistema, significa che nei prossimi anni, se non mettiamo mano al portafoglio, alla carta di credito, come succede negli Stati Uniti, non ci possiamo curare. E quindi questo è il messaggio che voglio lanciare. Riflettiamo. Se vi va bene, votate Marsilio. Se volete che la sanità come quella che si sta sviluppando, ormai si è sviluppata, no? Allora va bene, votate Marsilio, per l'amore di Dio. Ma se volete cambiare, se volete il diritto alla salute, ripensate, votate Luciano D'Amico, che cambierà questo status che ormai vede questa sanità abruzzese in una dimensione critica e incapace di fornire i servizi ai cittadini. Una priorità appunto per quanto riguarda col pianeta sanità, se si dovesse andare al governo di questa regione? Ma prima di tutto sembra difficile spiegarla in breve. Non dobbiamo aderire all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata darà il colpo di grazia alla sanità abruzzese. Poi dobbiamo aumentare il personale medico e il personale infermieristico all'interno degli ospedali. Dobbiamo fare una descrizione precisa dei compiti dei vari ospedali. Dobbiamo dare a tutti la possibilità di accedere ai servizi, anche con il modello Emilia-Romagna, per cui un paziente in tempi stretti può avere una risposta di salute che oggi non c'è. Se proviamo a programmare un esame, dobbiamo aspettare mesi. Un esempio, e concludo, citologia, esami citologici. Ci sono persone che aspettano esami citologici della vescica, agoaspirati della tiroide, mesi. I nostri esami citologici sono stati mandati a Bari, a Padova, perché questa ASL non è capace di dare risposta. Sono 5, 6, 7 mesi persone che sono andati anche a protestare. Se viene fuori un esame positivo, io auguro a tutti una buona salute, ma se viene positivo un esame fatto 6 mesi fa, 7 mesi fa, un citologico positivo per neoplasia, di chi è la responsabilità? Qui stiamo sfiorando veramente la legittimità degli atti. Non è possibile aspettare 6-7 mesi un esame citologico per un paziente che ha un sospetto CA della vescica o della tiroide o di altri organi. Quindi attenzione, volete continuare a avere questa sanità che sta veramente scivolando verso una sanità da terzo mondo, o vogliamo tentare di cambiare? E chi può cambiare? Chi non ha gestito la sanità fino adesso? Quindi io vi dico, votate Luciano D'Amico, e io con questa immagine darò tutto il mio impegno come esperienza di medico che ha lavorato 40 anni nell'ospedale di Lanciano, che conosce i problemi di questo territorio, di questa provincia, da Palena, dove hanno levato l'ambulanza con il medico, e quindi i cittadini di Palena, di Tarantapeligna, di Lama, dell'Alto Sangro, non hanno più il medico che invece il centro-sinistra aveva inserito nelle ambulanze. Quindi ecco, io vi saluto, vi ringrazio e riflettiamo, soprattutto coloro che dicono non mi interessa. Volendo o non volendo, il disinteresse poi significa continuare a perdere servizi e avere una sanità che non dà più garanzia. Grazie al dottor Mario Pupillo, e grazie, candidato, lo ricordiamo, nella lista Abruzzo Insieme, alle regionali del 10 marzo, e grazie a voi.